Diceva Rhett Butler, il protagonista di Via col Vento, interpretato da Clark Gable, che ho un debole per le cause perse quando sono davvero perse. Non siamo a questo livello, ma è una causa difficile, quella di Pippo Civati, che ha promosso una raccolta di firme col suo Movimento Possibile per 8 referendum. Vediamo subito in sovraimpressione, quando è possibile, quali sono questi 8 referendum. Eliminazione dei capi lista bloccati delle candidature plurime, eliminazione della legge elettorale proporzionale col premio di maggioranza, i capi lista bloccati e le candidature plurime, e poi terzo quesito, riconversione ecologica dell'economia, eliminazione delle trivellazioni in mare. Riconversione ecologica dell'economia, eliminazione del carattere strategico delle trivellazioni. Quinto quesito, riconversione ecologica dell'economia delle grandi e alle piccole opere. Sesto, tutela del lavoratore, esclusione del demansionamento. Tutela del lavoratore dagli licenziamenti illegittimi, tutela della docenza e dell'apprendimento, eliminazione del potere di chiamata del preside manager. Questi sono gli 8 referendum per cui avete iniziato la raccolta di firme, che termina il 30 settembre. Si chiama Possibile il suo movimento, la missione secondo alcuni è impossibile, ma invece l'abbiamo quante firme... chiamata Possibile. Ecco. Quante firme avete già raccolto? Secondo me siamo 200.000, eravamo 150.000. Dovete arrivare a 500 in ciascuno degli... Insomma, quelli che con l'effetto Mentana ce la facciamo, perché no, è il primo TG che ne parla, è abbastanza incredibile vivere in un paese così, ma ringrazio i giornalisti al di sopra delle parti, attenti non tanto alle cause perse, perché qui si sono persi i diritti... Un richiamo cinematografico. Raccolgo immediatamente l'ironia: si sono persi i diritti, si sono perse le promesse elettorali, si sono perse forse anche le coordinate di un centrosinistra che si è smontato. Quindi noi proviamo a rimetterle a posto, potranno votare tutti i cittadini italiani se raccoglieremo le firme, potranno scegliere il sì o il no, i temi sono di grande rilevanza, di grande attualità, io spero di poter portare gli italiani a votare nella prossima primavera. Ecco, ha fatto rumore il fatto che uno degli esponenti più conosciuti del Movimento 5 Stelle, Di Battista, li ha firmati tutti. Qual è il suo rapporto con gli altri partiti o movimenti che potrebbero essere interessati alla vostra battaglia? Guardi, per dirla tutta, c'è anche chi nel 5 Stelle, come Di Maio, non li ha firmati. È una scelta personale, ma io ho apprezzato il gesto di Di Battista, perché è un elettore, dice: condivido la sostanza dei quesiti, non mi piace forse la strategia di Civati, non condivido molte altre cose, però i referendum sono di tutti. Questo è il messaggio che abbiamo voluto dare fin dall'inizio. Altri fanno ragionamenti diversi, ma secondo me prima della fine di settembre, quando arriviamo lì, tutti si metteranno a raccogliere firme e a firmare. Senta, come ieri ci siamo messaggiati e io mi chiedevo perché nessuno parla di questi referendum. In realtà a nessun canale televisivo, perlomeno a me non è arrivata nessuna diktat o cose di questo genere. È una libera scelta quella di chiamarla questa sera, perché è il dovere democratico di chi fa informazione parlare di tutto. No, poi è un numero di persone attive che non è banale, al di là della mia promozione. Ci sono un sacco di persone volontarie che stanno facendo una cosa bella per la politica. Mi sembra questa la notizia più forte. Qual è il... Scusi se le faccio una domanda che limita molto. Ma qual è il quesito a cui tiene di più? Se dovesse dire salviamone uno su 8, qual è quello più emblematico? Quello più emblematico è quello sulla nostra democrazia, sono i primi due sulla legge elettorale, sono quelli meno appassionanti per la popolazione, le trivelle scaldano molto di più, la scuola ha fatto tanto discutere, il Jobs Act è quello più doloroso per alcune categorie di lavoratori, io però sono convinto che i parlamentari dovrebbero dire che la cosa più importante è la legge elettorale. Senta, lei, la prima Leopolda, c'erano insieme Matteo Renzi e Pippo Civati, mai divaricazione fu più clamorosa, perché? Perché abbiamo preso strade troppo diverse, perché lui ha deciso di andare al governo senza passare dalle elezioni, perché ne ha fatte tante. Beh, vi eravate già lasciati prima. Certo, prima avevamo fatto le... No, lei ricorda, 5 anni, sono passati 5 anni, potremmo festeggiare l'anniversario. Vabbè, allora c'è il divorzio breve, quindi è già... Ci siamo già divorziati parecchio tempo fa, abbiamo fatto le primarie l'un contro l'altro. Sì, io pensavo di poter rimanere in un partito più pluralista, non lo è, infatti si vede le botte da Orbi al Senato, vediamo. Senta, ultimissimo, dopo di noi a 8:30 Lilli Gruber ospita Marino, il sindaco di Roma. Se lei fosse Marino si sarebbe dimesso? Io penso che di fronte al commissariamento mi sarei, per come sono fatto di carattere, però apprezzo anche la responsabilità dell'amministratore, queste cose sono facili da dire quando si è fuori, certo che è stata una brutta botta. Grazie a Pippo Civati, lo diciamo, fino al 30 settembre. Possibile.com è il sito, potete raccogliere tutte le informazioni, i banchetti si può firmare in tutti i comuni, tutti i giorni, insomma, ce la si fa.